Buonasera a tutti, buonasera. Come una volta alla settimana, come ormai d'abitudine, abbiamo questa rubrica, ho questa rubrica che amo tantissimo, che ha tantissimi riscontri positivi. E niente, questa sera abbiamo un altro appuntamento. Io sono Elisa De Angeli, toelettatrice da ormai 5 anni. Lovely Pet Boutique si chiama la mia attività e si trova in Liguria. Questa sera come ospite abbiamo Elena Zerbinati, una naturopata per animali, e questa sera parleremo del benessere e dell'alimentazione consapevole secondo natura per cani e gatti. Adesso ve la presento subito. Ciao Elena! Buonasera a tutti, ciao. Grazie, grazie, grazie di aver partecipato, di aver detto Grazie a te. eri presente, perché questa cosa qua interessa a me tantissimo e penso anche a tantissima gente, perché l'alimentazione consapevole per cani e gatti è sempre un enorme punto di domanda. Esatto. Allora, una cosa per i nostri ospiti, per tutti quelli che ci stanno guardando, questa sera, siccome non è un mio tema, è un tema comunque che interessa tantissimo anche a me, inizierà Elena a parlare senza mie domande, perché comunque le domande verranno magari anche a me poi da farle man mano che parla, e comunque poi verranno anche a voi man mano guardando la diretta. Ascolteremo. Esatto, quindi qualsiasi domanda, più che volentieri Elena è a disposizione, giusto? Certo, sono qui apposta. Partiamo. Beh, io sono una naturopata in primis, mi occupo di aromaterapia e di consulenza alimentare per animali, quindi io sono adatta proprio al mondo animale. Sono partita con l'umano. Poi per passione, per tutta una serie di cose, per i miei animali, mi sono specializzata nell'animale. Tengo a precisare che non realizzo diete, io sono una semplice consulente dove appunto andiamo a percorrere insieme all'animale e al proprietario il sentiero della natura, mantenendo e ripristinando lo stato di benessere generale, considerando l'intero animale, quindi in tutte le fasi. Dall'alimentazione allo stile di vita, tutto quello che concerne proprio l'essere vivente. Io sono qui questa sera, appunto, come ha detto Elisa, per spiegarvi brevemente e darvi alcune informazioni e consigli riguardo il giusto approccio con un'alimentazione consapevole per benessere e salute a lungo termine e negli anni dei nostri amici animali. Perché appunto l'alimentazione non la vediamo come benessere immediato, ma proprio come benessere a lungo termine della vita dell'animale. Una cosa che io ho fatto, la mia mission, è proprio il motto: noi siamo quello che mangiamo. È vero. Questo vale sia per gli umani e che per gli animali. Tengo sempre a precisare e a ricordare che noi possiamo scegliere quello che vogliamo mangiare, quello che ci fa stare bene, tramite ingredienti, le etichette, possiamo variare. I nostri animali, purtroppo domestici, dipendono da noi. Siamo noi responsabili di quello che gli diamo. E questa è diventata, come ho detto prima, la mia mission principale, che riguarda il dare informazione. Io lavoro tantissimo sull'informazione gratuita e su serate, come dicevo, questa sera sarà un'infarinatura. Però faccio serate proprio anche con altri colleghi specializzate su come leggere le etichette, tutta una serie di cose specifiche. E mi occupo proprio di leggere, insegnare a leggere le etichette, capire gli ingredienti principali contenuti nei cibi, scegliere al meglio per la salute e benessere dell'animale in base alle caratteristiche e alle problematiche di esso, evitare i principali errori, che purtroppo sono la principale causa di malessere a lungo termine e patologie, che noi neanche ce ne rendiamo conto purtroppo, e si inizia insieme al proprietario un percorso di benessere che rispetti proprio la vita dell'animale. Partiamo da un semplice esempio, che è quello di pensare all'antenato del nostro cane o anche del nostro gatto, se qualcuno ha il gatto, che sarebbe il lupo. E per il gatto selvatico. Sono passati tanti anni, sono passati secoli,
ma tuttora il lupo, a differenza del cane, ha solo l'1% di genetica. Quindi tuttora sono ancora uguali, se non simili. E è molto anche importante sottolineare e fare presente come i cani domestici, dal Chihuahua al San Bernardo, nonostante siano di taglie e caratteristiche diverse, abbiano lo stesso DNA. Quindi anche qui poi ci andremo a collegare ai vari tipi di alimentazione e di abitudini che abbiamo. Un'altra cosa importante da sapere, appunto, la caratteristica principale del lupo al cane domestico o al gatto selvatico, sono proprio gli apparati digerenti, che tuttora negli anni sono rimasti uguali. Un'altra caratteristica principale, appunto, che ci fa capire tutto ciò è anche la forma della bocca. Il movimento delle mascelle che si muovono solo in verticale, sono dotati di denti appuntiti, creati apposta per strappare e ingoiare, non per masticare o schiacciare, come facciamo noi, o come può fare un cavallo. Qui sfatiamo il mito dove quasi ogni giorno io mi sento le persone che, convinte che il proprio cane abbia un problema, perché dicono il mio cane non sta lì a masticare. Quindi assolutamente no, non preoccupatevi perché è proprio una caratteristica del carnivoro. Il cane e il gatto, soprattutto il gatto, sono dei carnivori. Un'altra cosa importante, nella saliva, sia del cane che del gatto, non troviamo l'amilasi, che sarebbe un enzima necessario per iniziare appunto il lavoro digestivo e di disgregazione di carboidrati e amidi. Proprio per farvi capire che l'alimentazione principale di questi animali è la carne. Hanno un tratto digestivo molto corto che gli permette appunto di assimilare rapidamente carne e ossa. Hanno anche una quantità di acido cloridrico nello stomaco maggiore di un umano, con un pH 1 che gli permette di assimilare le proteine e i micronutrienti e minerali in pochissimo tempo, mentre nello stomaco dell'umano abbiamo un pH del 4-5%. Anche qui, per capire, molte volte dal tavolo o il cane non mangia, quindi o il gatto non mangia, gli diamo le cose che cuciniamo noi, la cuciniamo anche per il cane o per il gatto. Un errore che nel tempo dà gravi problematiche, proprio perché, come abbiamo appena detto, l'animale ha un pH totalmente diverso dal nostro, un'assimilazione diversa e una digestione diversa. Tutto questo insieme di cose ci porta a chiedere appunto quale sia l'alimentazione principale per il cane o per il gatto. E qui di solito io nelle mie serate inserisco varie slide, eccetera. Stasera non è possibile, quindi tento di riassumere brevemente a parole. E iniziamo con la dieta cruda, o comunemente chiamata BARF, che Quella sarebbe la dieta. andando tutta di moda praticamente. Esatto, che tra l'altro sarebbe anche quella più simile in natura, perché se pensiamo, come abbiamo detto prima, il lupo è un parente strettissimo del cane e il lupo è il gatto selvatico del gatto. Quindi sarebbe un'alimentazione per eccellenza. Una piccola grande parentesi però, deve essere seguita da un nutrizionista esperto, perché qui si tratta di dare carne cruda, ossa polpose e altri ingredienti e integratori. Deve essere seguita da un nutrizionista esperto, appunto, per dare i giusti abbinamenti e i giusti dosaggi anche di integrazione. Perché non è che quello che va bene per il mio animale va bene anche per il tuo e per gli altri. Ogni animale ha una costituzione, ogni animale è a se stesso. Gli alimenti, in questo caso, prima di essere somministrati, devono subire un importante processo di abbattimento specifico. Il congelatore di casa purtroppo non basta, perché non ha la stessa capacità di congelare di un abbattitore. Proprio, esatto, proprio per il problema che bisogna abbattere tutta la carica batterica presente nella carne. In caso contrario, l'animale può contrarre anche delle patologie batteriche a carico del tratto gastrointestinale, possono essere anche mortali.
Un esempio che tanti mi dicono spesso: compro la carne macinata, la congelo nel congelatore di casa, poi la scongelo e la do al cane. Un errore inconsapevole che viene fatto spesso ed è sbagliatissimo farlo, perché il congelatore non è come un abbattitore che in pochi secondi ti abbatte il tutto. Il congelatore congela lentamente. All'interno della carne macinata proliferano i batteri. Tu gli dai un'alimentazione che dentro può avere appunto dei batteri che vanno a dare dei danni. Quindi. Allora, però questa cosa qua, questo succede solo se uno prende la carne, la congela e la scongela. Se invece, metti caso, la cuocesse, no. Giusto. Apriamo un altro parentesi, Allora proprio no, della vai vita avanti, poi finiamo dopo. casalinga. Vai, In finisci. questo caso. In questo caso, appunto, come dicevi tu, la carne viene cotta, quindi questi batteri giustamente muoiono. Ok. Il fatto dell'alimentazione casalinga, però, cos'è? Per chi non lo sapesse, intanto la casalinga è una dieta a base di alimenti che cuciniamo noi per i nostri animali. Anche qui, sempre essenziale essere seguiti da un nutrizionista esperto. Per il semplice fatto. Faccio un esempio banale. Io posso mangiare pasta asciutta tutti i giorni e ingrasso. La mia amica mangia pasta asciutta tutti i giorni, non Magari ingrassa. Esatto. Questo perché? Perché ogni singolo essere vivente ha una costituzione, ha dei parametri vitali, ha bisogno di un certo tipo di integratori. Quindi quello che va bene per il mio cane, come vedo e sento anche nei social, non va bene. La dieta buona nel mio cane, insomma, normale. Purtroppo è comodo, va tanto di moda, ma andiamo a creare delle problematiche. Giustamente il nutrizionista ha un costo. Quando sei seguito da un nutrizionista esperto, hai anche delle sedute ogni tot mesi da rifare, perché non è che ti dà una dieta. Esatto, uguale. Quindi, come dicevo, va fatta appunto in base ad ogni costituzione. Inoltre la cottura, anche se scottata, cosa succede? Visto che parlavamo prima del fatto del pH gastrico del cane, a differenza del pH gastrico umano e la forma del tratto digestivo. La cottura, anche se scottata, va a neutralizzare per il 90% di tutti i micronutrienti e l'equilibrio minerale di cui gli animali hanno bisogno. Per vivere, di assorbire. Ecco perché quando si fa un'alimentazione casalinga, seguiti da un esperto, dobbiamo appunto inserire tutta una serie di integratori. Perché non è che quello che noi cuciniamo basta, bisogna mettere degli integratori specifici dentro ad ogni pasto e queste integrazioni vanno scelti a rotazione durante la vita dell'animale. Proprio perché l'animale è fatto per mangiare carne cruda. Quindi assolutamente, se tu fai un'alimentazione e non metti questi integratori, con gli anni hanno una carenza vitaminica anche abbastanza importante. Anche la cottura, stare attenti, perché con il tempo va ad appesantire il tratto gastrointestinale. Quindi anche qui porre tanta attenzione. Un'altra alternativa fra questi tipi, due tipi di alimentazione, la cruda. Pericolo di problematiche di cariche batteriche, eccetera. La casalinga, sì, già meglio per il pericolo cariche batteriche, però a livello gastrointestinale servono appunto degli integratori perché la cottura tira via tutto quello che è la maggior parte di micronutrienti essenziali per gli animali. Abbiamo l'alimentazione pronta, le classiche crocchette. Sarebbe l'alimentazione più adatta. Più interessante anche perché qui abbiamo già tutto pronto, non ci serve un nutrizionista, non ci serve nessuno. Attenzione anche qui al fatto appunto però degli ingredienti. Perché come dicevamo prima, sì, l'importante è la carne, eccetera. L'alimentazione casalinga siamo sicuri, l'alimentazione BARF siamo sicuri, nell'industriale valutare anche qui il tipo di cottura. Il tipo di ingredienti, tutta una serie di cose. Esiste una legge che tutela appunto questo tipo di alimentazione industriale
che è la legge numero 68 del regolamento europeo del 2011, potete anche andarvelo a vedere tranquillamente, che stabilisce delle norme comunitarie europee sull'immissione del mercato di utilizzo di mangimi per animali. Questa legge ci indica, oltre alle tante cose, che deve essere contenuto il 40% di carne, possibilmente ad utilizzo umano. Con una leggera problematica però, c'è un escamotage. Sì, ci permette tutta questa cosa, però permette anche alle industrie di pesare il cibo e scrivere nell'etichetta la percentuale co contenuta prima della cottura, in estrusione. Come sappiamo, quando noi cuciniamo, faccio un esempio anche il barbecue, come ho detto prima per la casalinga con la cottura, un 80% dei micronutrienti vengono persi. La cottura industriale viene cotta in estrusione, poi vediamo anche come capire se cotta in estrusione o meno, a 180-200 gradi. Tutti gli alimenti vengono messi nell'estrusore, vengono cotti a 180-200 gradi. Poi per pochissimi minuti, poi vengono passati e pressati. Vengono spruzzati alla fine tutta una serie di additivi e vitamine sintetiche, proprio perché? Proprio per adempiere con la cottura ad alta temperatura di tutte le vitamine perse di carne e pesce. Tutto questo procedimento però ci fa perdere i tre quarti della percentuale iniziale che noi trovavamo scritti nella nostra etichetta. Quindi per quello che prima ho detto c'è un escamotage appunto a livello di legge anche per questa cosa. Quindi poniamo sempre attenzione quando leggiamo gli ingredienti del sacchetto per il nostro animale. Quando troviamo scritta la percentuale, se cotto in estrusione, sappiamo che quella percentuale lì è stata inserita prima della cottura. Dopodiché questa percentuale verrà a diminuire. Faccio un esempio per essere più pratici. La cottura della carne nel barbecue. Se noi la cuociamo tanto, la lasciamo bruciare, il bruciato non lo possiamo mangiare, giusto? Perché ci dicono appunto che non va bene, è tossico. Qui abbiamo la stessa cosa. Pensiamo alla carne che viene cotta a 180-200 gradi per pochi minuti, ma questa scottata comunque serve, come dicevo prima, per la carne macinata, a perdere tutta una serie di proprietà nutrizionali. Ecco perché quando noi leggiamo il nostro cibo, la nostra etichetta del cibo, che cosa ci troviamo scritti? Gli ingredienti, additivi aggiunti e vitamine aggiunte. Poi un'altra cosa importante, appunto, come ho detto, la legge di cui abbiamo parlato prima permette di pesare il cibo e scriverne la percentuale contenuta prima della quantità, quindi alla fine della lavorazione dovremo ridurla a tre quarti in meno. Un'alimentazione già pronta comunque è la soluzione migliore per la vita frenetica dei nostri giorni, assolutamente. Come posso fare però per scegliere un'alimentazione nel caso non posso fidarmi a un nutrizionista? Posso andare a vedere determinati parametri. E nel mercato esistono anche ormai delle possibilità anche interessanti di alimenti già pronti, cotti magari a basse temperature, Quindi con una sarebbe pressione. Uno dei tanti tipi può essere il pressato a freddo. Anche lì però porre tanta attenzione agli ingredienti, perché io ho fatto ricerche di anni proprio per trovare anche qui un'alimentazione che fosse il più comparabile possibile a una casalinga. E mi trovavo sempre, sì, ok, ottimi pressati a freddo, ormai è di moda il pressato a freddo. Attenzione agli ingredienti, perché certi pressati a freddo sono fatti con la farina, farine animali. Non ci troviamo scritto carne, magari ad utilizzo umano, di. farina animali da ignorante, da farina animali sono le ossa tritate? Non lo sappiamo che cosa può essere. Ok, farina Può animali. essere farine animali. Calcola sempre che può esserci tutto l'animale, solo le ossa, gli zoccoli, le piume. Chi lo sa? Non lo sappiamo. Un'altra cosa importante, non fermiamoci alla parola animale.
Perché anche qui animale può essere qualsiasi animale. Anche ad esempio delle scarpe in cuoio 100% in pelle naturali possono essere tritate e diventare farina animale. La legge lo permette. Quindi assolutamente anche qui da valutare, proprio imparare a leggere gli ingredienti. Un'altra cosa che ci troviamo scritta nelle etichette. Non so, il mangime, il cibo al pollo. Quando noi ci troviamo solamente scritto pollo 30%, attenzione per chi non lo sapesse, perché se tu chiudi gli occhi e pensi al pollo, che cosa vedi? Tutto l'animale. Quindi compreso di piume, testa, zampe, tutto. Anche qui devi trovare la parola scritta carne di pollo, manzo, pesce, quello che è. Quindi anche qui un'importante parentesi da aprire. Quindi che cosa deve contenere un'etichetta per essere adeguata? Come minimo il 40% di carne di qualità e io specifico sempre anche adatta al consumo umano. Perché Ok. quando non trovi scritto al consumo umano potrebbero essere carni scadute. Potrebbero essere qualsiasi cosa, perché come dicevo, per legge lo permette, la cottura in estrusione viene fatta a 180-200 gradi proprio per eliminare qualsiasi tipo di carica batterica. Sterilizziamo tutto, perdendo anche le proprietà nutrizionali. E la percentuale deve essere riferita al cibo finito, cioè dopo la cottura. Perché se no, se tu ti trovi il 40% di carne di pollo con la cottura, i tre quarti li perdiamo, ce ne rimane un 18% forse, più o meno. Contro magari poi in seconda voce ci troviamo scritto riso 20%, che a cottura finita la maggiore percentuale sarà il riso, i cereali, anziché la carne. E qui ci riagganciamo al discorso detto prima, il gatto e il cane sono dei carnivori. Il gatto più stretto, il cane un po' meno, comunque carnivori. E questo ce lo dice la forma dei denti e la forma della bocca, fatti appunto per non masticare, ma per tritare, strappare e ingoiare. Dobbiamo trovare anche nella nostra etichetta pochissimi ingredienti e chiari. La lista degli ingredienti deve essere più lunga di eventuali vitamine sintetiche aggiunte. Non basiamoci sull'etichetta bellissima con quattro ingredienti e una sfilza infinita di additivi e vitamine aggiunte. Sono tutte cose sintetiche. Deve essere assolutamente, e qui io mi batto sempre, cruelty free, perché un'alimentazione per animali che ogni periodo viene testata su altri animali o su anche cani e gatti dei canili, eccetera. Sinceramente io non riesco ad accettarla e non riesco neanche a darla ai miei animali. Deve contenere il giusto equilibrio minerale, e qui parliamo di tutti i micronutrienti, e poi andiamo a vedere a che cos'è questo famoso equilibrio minerale. E soprattutto deve esserci una cottura delicata a bassa temperatura a lungo termine. Questo procedimento ci permette di raggiungere in maniera molto graduale temperature di massimo 40 e 80 gradi in 5-6 ore. Perché in tutte queste ore? Perché fa sì che le proprietà nutrizionali contenute nella carne o nel pesce, con una cottura così lenta che raggiunge una temperatura in così tanto tempo, sempre più bassa, se va ad alzarsi, permette che tutti i micronutrienti, le vitamine, le condroitine, tutto quello che è contenuto in questa carne rimangano invariati. Ecco perché con questo tipo di alimentazione lo possiamo paragonare a una casalinga, come se la cucinassimo noi. È un'alimentazione completa, quindi non servono aggiunte di vitamine o altro, e non è estrusa. Proprio la differenza dall'estrusione è questa. In estrusione ci troviamo additivi e vitamine sintetiche aggiunte. Attenti. Un'alimentazione naturale di questo tipo non le troviamo.
Attenzione anche sugli additivi, stasera non ho le slide, eccetera. Ma ad esempio il solfato di rame pentaidrato, che ormai lo trovo sul 99% dei mangimi, contenuto anche in certi integratori. Sarebbe il famoso verde rame, che tutti conoscerete perché lo si usa in È agricoltura. quello che si dà sulle coltivazioni, pomodori, Esatto, è proprio lui. cioè limoni, sì, proprio per non far andare tipo la cociniglia, queste cose qua. Esatto, questo è un antifungino, serve proprio per i funghi, e un antimuffa per la conservazione dell'alto tasso di cereali contenuti in questo tipo di alimentazione. La legge europea ce lo permette, ripeto, lo troviamo anche sugli integratori, lo permette sotto un certo tasso di milligrammi contenuti che vediamo scritti nel sacchetto. Il Ok. problema qual è però? È accettabile per un breve periodo. Un Sì. integratore per 2 o 3 settimane, poi stop. Se assunto a lungo termine, come ad esempio ormai in tutti i tipi di mangimi, che sia secco che sia umido, lo si trova. Quindi il cane lo assume per tutta l'intera vita, ha gravi problemi a livello nefrologico, problemi renali, problemi a livello di fegato, pancreas, eccetera. Ricorda solo il fatto che per acquistare il verderame, se io lo voglio per le mie piante, mi serve il patentino di agricoltura dove hai fatto dei corsi perché è un alimento tossico. Un alimento è una cosa tossica, insomma, però Ci per legge è permessa. Come tante altre cose, come ad esempio, non so, il sego è un grasso animale che noi troviamo contenuto sempre nell'alimentazione industriale. È un grasso molto basso di lavorazione industriale, ricavato appunto dai grassi raffinati animali, utilizzato anche in industria per la fabbricazione delle candele, ad esempio. Quindi anche qui valutiamo tutta una serie di cose. Quindi diciamo di no alle nostre etichette contenenti proteine animali. Anche qui un'altra parentesi. Quando tu in prima voce ti trovi scritte proteine di pollo, proteine di manzo. Non stiamo parlando di carne, stiamo parlando di proteine. Queste vengono estratte da tutta la carcassa dell'animale tramite una lavorazione meccanica industriale, in caso di pollame, soprattutto dalle piume. Non stiamo parlando di carne. Le proteine idrolizzate, lo stesso, sono queste proteine elaborate in una seconda fase. Vanno bene, sì, per la digeribilità per cani, gatti che hanno gravi problemi epatici, ad esempio, problematiche importanti. Ma se ho un animale sano, un cucciolo che deve crescere, tutta una serie di cose, perché devo dare queste cose? Quando poi tra gli additivi io mi trovo aggiunta della condroitina, della glucosamina, tutte cose industriali, sintetiche, quando con una cottura adeguata, oppure anche una casalinga fatta bene, io le trovo all'interno della carne. Quindi anche qui valutare anche questo. No alle farine animali, per il discorso che abbiamo detto prima, non sappiamo. Addirittura ho visto anche sacchi di farine provenienti dalla Cina, dal Giappone, e gli alimenti vengono fatti in Italia o comunque in Europa. Quindi parlo di pressati a freddo, quando ho fatto No, tutta la mia poi ricerca. una cosa che io ho notato, perché comunque anche lavorando in toelettatura, comunque anche su un mio purtroppo animale adottato, che si cerca sempre l'alimentazione migliore, perché io dico sempre, se è giusto fare un percorso di alimentazione migliore, perché facendo quello vedi meno il veterinario, tutto quello che vuoi, il Esatto. problema è che mi rendo conto la percentuale in più che c'è, più passano gli anni, di tumori negli animali, che ai tempi tutto questo non c'era, cioè mi sto rendendo conto veramente. Animali magari giovani, sani o comunque anziani, di punto in bianco il cliente guarda, ha un tumore di qua, io stessa purtroppo con il mio cane, quindi cioè, mi sto rendendo conto grazie anche a questa diretta, purtroppo
Confermo. Quando mangiamo male noi e già poveracci che loro non possono scegliere quanto poveracci l'animale, il cibo incide nella loro salute. Io parlo anche per mia esperienza personale con un cane che improvvisamente mi ha avuto problemi renali. Un altro cane che improvvisamente problemi stupidi, iniziato con problemi di malassenza, problemi di otiti, le classiche dermatiti. All'epoca non avevo fatto i miei approfondimenti, i miei studi, quindi ti basavi sul veterinario, giustamente. Anche Certo. qui devi trovare quello giusto, però, perché anche qui con l'alimentazione ci sono delle cose in giro, dei cibi ipoallergenici, una serie di robe, con delle cariche di cereali così grandi che la carne non esiste. E appunto, la malassenza è uno di questi problemi sempre più frequenti, dove l'organismo ci inizia a dire stai attento perché mi stai alimentando in maniera sbagliata. Io tratto cani, seguo cani con problemi di malassenza, otiti, tutta una serie di robe, dove già solo con un cambio di alimentazione, dove hai un'alimentazione adatta alla specie, con i vari integratori naturali, oli essenziali, eccetera, nel giro di pochi mesi risolvi il problema. Parliamo come per mia esperienza, che mi sono portata avanti un cane per 12 anni con delle recidive di malassenza che poi, oltre al classico orecchio zampa, ti vanno a prendere il cervello e ti danno anche problemi proprio a livello di cervello, problemi di ictus, eccetera. Tutte cose recidive che non passano mai e si ripresentano sempre. Parti dal cucciolo fino a che arrivi al cane di 9 anni che sarebbe ancora giovane e come dici tu, mi arriva il tumore, mi arriva la dermatosi che non me ne do più fuori, tutta una serie di cose. Quindi assolutamente anche da evitare coloranti, sostanze chimiche, appetizzanti, tutti gli aromi, perché tutti questi cibi che alla fine sono bruciati, i cani sembra che impazziscano proprio perché vengono aggiunti una serie di appetizzanti molto carichi. Quell'odore che troviamo nel cibo. Se mettiamo la mano dentro il sacchetto ci si attacca quell'odore, quell'olio che non si stacca più, che sicuramente tutti conosciamo. L'odore delle lattine dell'umido, ad esempio, che tanti mi dicono io l'umido non lo uso neanche perché ha quell'odore che mi fa vomitare. Disgustoso. Quindi questi sono tutti gli appetizzanti, perché se tu utilizzi un umido, che sarebbe l'alimentazione per eccellenza, tra l'altro, del carnivoro, ti trovi che ti profuma la casa, l'odore di carne, non c'è quell'odore che trovi Morto. disgustoso nella scatoletta. Quindi assolutamente anche qui. Evitare gli addensanti, gli additivi che contengono verderame e altre cose che non mi dilungo, che sono comunque cancerogene. Evitare anche i riempitivi, che sarebbero tutti quei cereali che noi ci troviamo in quantità assurde. Perché come dicevo, ci troviamo, ok, la carne, se così si può chiamare, dipende se è carne veramente, che poi con la cottura i tre quarti mi perde di valore, mi trovo sempre la percentuale maggiore appunto di cereali, mais, riso, tutta una serie di cose. Vero. Vitamine sintetiche, che anche queste, una cosa che non sappiamo, noi apriamo il nostro sacchetto di cibo, arrivati a metà, tutte queste vitamine sintetiche additivi che vengono spruzzati alla fine sul cibo con l'aria si ossidano. Quando noi arriviamo quasi alla fine del sacco o a metà del sacco o metti il cibo nella ciotola, il cane e il gatto lo mangia durante la giornata, alla fine mangia un cibo ossidato, mangia solo cereali e quel piccolissimo po' di carne che è contenuta. Quindi anche qui io mi trovo persone che mi chiedono informazioni. Ho il cane di 8 anni, mi perde pelo 12 mesi all'anno, mi perde un sacco di pelo. Poi tu come toelettatrice magari ne saprai qualcosa di Infatti, io la prima cosa cane. che dico, tanti dicono: no, ma magari è la muta. No, è l'alimentazione. Io qualsiasi problema che comunque riscontro, la Esatto. maggior parte delle volte, io dico: secondo me è un problema riguardante il cibo, perché tutto
tutti i problemi di un animale, comunque se non interni, sono esterni e si vedono sia dalla cute che dal pelo. E questo vuol dire che è un campanellino d'allarme per un problema che l'animale ha interiormente e che sta cercando di rigettarlo fuori. E quindi lo rigetta o dalla cute o dal pelo. E il problema è vero, il cane fa la muta, ma è normale come la fa il lupo, è una cosa regolare come la fa anche il gatto, ma quando è troppo, per troppo tempo, il troppo storpia, come si vuol dire, Esatto. quindi è perché all'interno c'è un problema e tante volte io dico, potrebbe essere un'intolleranza alimentare, quindi andate dal veterinario, valutate col veterinario se l'alimentazione che state facendo è corretta o meno, poi la maggior parte comunque che riscontro anche io da me in negozio sono comunque alimenti che contengono pollo, quelli che poi veramente hanno pollo. Certi tipi di pollo, quello come stavi raccontando te, che ha più additivi e magari Esatto, anche qui una parentesi da aprire. sono quelli che rovinano gli animali, ma ti trovi degli animali spelati, quasi nudi, Sì. perché lo perdono come i cani randagi sulla strada con la rogna, cioè veramente l'alimentazione è importantissima e Confermo. mi stai aprendo Benissimo. un mondo, te lo giuro, Elena, grazie perché mi stai aprendo un Un mondo. piacere. Ormai è la Pensavo mia mission. di sapere qualche cosa, ma ti giuro, ma mi sento proprio un ignorante perché questa sera mi Ci stai dando. sono passata anch'io, eh. Ti dico, Lo anch'io derivavo da cani dove mi trovavo i gomitoli per la casa. Ok, cani di taglia grande, tutta una serie di cose, però so. Il quando esatto. è troppo, Esatto. correggendo l'alimentazione, una serie di integratori, perché non è che dall'oggi al domani risolvi il problema. Ah, mi si Lavori con parla più di un mese. l'alimentazione, devi detossinare tutto l'organismo, lavorare soprattutto sul microbiota intestinale e il microbioma cutaneo, una cosa che io mi sto battendo perché è sconosciuta anche al veterinario. Ma Perché anche si sui pensa che... umani, eh? Esatto, adesso sta andando di moda, tra un po' vedremo le creme cremine, la moda del microbioma. Anche lì bisogna sapere però come lavorarsi e quindi lavorare su tutto quanto. Tu vedi proprio la differenza del cane, parlo anche di cani di 12 anni con dermatosi, eccetera, spelati, dove vedi proprio la muta. C'è un tot di giorni all'anno, una muta che non te ne accorgi neanche. Quando spazi per terra la casa ti sembra un sogno perché tu non ti trovi più tutto quel pelo, non trovi più gli abiti pieni di pelo, l'odore del cane. In verità il cane non deve puzzare come siamo abituati. E anche tutte quelle salviette che utilizziamo, clorexidina, eccetera, vanno a rovinare il microbioma e la cute del cane. Che è Quindi così anche. perfetto, che è completo, perché la natura è questo, è la perfezione. Esatto. Convinti che stiamo facendo del bene. In verità, anche qui poniamoci delle domande, assolutamente. Piuttosto vuoi igienizzare il cane, vuoi dargli una passata? Vai con degli idrolati o degli oli essenziali, una miscela e via. Però già con un'alimentazione, lavori sul microbioma, eccetera, il cane non ha più bisogno di essere profumato ogni giorno, assolutamente. Poi, come dicevi tu, appunto, il pollo. Qui c'è un'altra parentesi grandissima. Andiamo a riagganciarci alla barf, alla casalinga e anche all'industriale, dove se possibile scegliere un'alimentazione carne ad utilizzo umano e certificata anche possibilmente o biologica, o dove ci dà delle certificazioni della Che provenienza di questa allora, via, carne. esatto. Magari sono allevate a terra, sono Esatto. non in Io ho gabbia. optato per un'alimentazione così, ad esempio, e ho visto la differenza. E anche la casalinga e la barf, io sento persone che fanno mangiare il cane con 1 euro al giorno. Com'è possibile che di carne tu riesci a mangiare con 1 euro al giorno? Preso, duro. Ovviamente, ma intatto, non è che dici ha fatto magari la muffa, è andato via i vermi, niente, ma c'è proprio Questo la ti fa capire quanta fotografia. carne è contenuta. Mamma mia, plastica, cioè veramente come i giochini dei bambini di plastica che c'è la cucinina con l'hamburger.
Cioè, assurdo, Esatto. veramente. Questo lo puoi vedere anche se domani vai in supermercato. Un hamburger umano di quelli già pronti, confezionati. Ti leggi gli ingredienti. Non è che è solo carne macinata. Tu dentro ti trovi anche la cellulosa, la fibra di pisello, varie fibre, varie cose. Quindi alla fine di carne, Che ti parliamo di carne mangi? umana, quindi vabbè, qui troveremo l'80%, già meglio degli animali, poveretti. Però per quello di un animale ci troveremo magari il 10, il 15. Esatto. Però tu Che immagina l'hamburger che ti fai con la tua carne macinata, 100% carne, e già mangiare un hamburger contenente cellulosa e altre fibre. Che cosa stai pagando? Stai pagando cereali? Stai investendo i tuoi soldi in cosa? Non è nella maniera corretta. Quindi, non è una cosa sana. esatto. Quindi, ritornando al discorso del pollo o della carne, che ci siano certe certificazioni. E quando appunto queste persone mi dicono: ma acquisto la carne al supermercato in offerta, ma il macellaio mi ha regalato l'osso che ha tenuto per me, per il mio cane. Attenzione anche lì, tornando alle cariche batteriche, quelli prodotti che erano in offerta, siamo sicuri che non siano cose scadute o Successo per comunque da di anche negli articoli che hanno fatto alle Iene, che più. Esatto. riprendevano la roba, la rimballavano e Normale. super offerta, cioè. Facciamo l'esempio dell'hamburger che hai detto tu prima. Non è che fanno la muffa, quindi per un tot di mesi, e questo lo confermo perché ho persone che lavorano in supermercato, ce lo possono confermare, rimangono buoni perché ci sono i conservanti, una serie di additivi. Non te ne accorgi. Quindi anche lì valutiamo le cariche batteriche, tutta una serie di cose. Ripeto, per l'alimentazione industriale, un carico di scarpe e cinture di cuoio 100% pelle, per legge sono un'alimentazione animale, farina animale. Quindi andiamo tranquilli, insomma, per la legge. Poi un'altra cosa importantissima, quando noi utilizziamo un'alimentazione come in questo caso lavorata a bassa temperatura, tutta una serie di cose, è anche la quantità. Il mio cane prima con un'alimentazione industriale mangiava sui 200-250 grammi al giorno di croccantini. Con questo tipo di alimentazione ne bastano 150, proprio perché abbiamo un'alta percentuale di carne Eh e sì. Non grazie alla cottura a bassa temperatura tutte le sostanze nutrizionali non perdi niente. E qui ci agganciamo all'equilibrio minerale di cui ho parlato anche prima. L'equilibrio minerale è formato da 106 elementi, di cui 56 attivanti e 56 mineralizzanti. Ha la funzione appunto di apportare all'interno di tutte le nostre cellule, questo riguarda sia umano che animale, tutti i sali minerali e i micronutrienti di cui l'organismo necessita. E in autonomia nutre le nostre cellule, il nostro corpo e porta anche fuori tutte le tossine tramite le vie d'acqua, le vie sinoviali. E qui abbiamo il famoso effetto detox. Quando non è più possibile, in caso contrario, per via dell'alimentazione, carenze nutrizionali, tutta una serie di cose, questo scambio, quindi di nutrimento e detossinazione, ecco che lì, come dicevi prima, abbiamo queste negatività, abbiamo questi blocchi, l'animale che perde tanto pelo, che ci sta indicando che c'è un blocco interno e in qualche modo il corpo lo vuole buttare fuori. Una dermatosi, una lacrimazione, facciamo esempi barboncini, maltesi, bulldog che hanno sempre questa lacrimazione che ci indica un fegato e un pancreas appesantito. Sono tutti segnali che queste tossine il corpo ha bloccate. E non riesce appunto a buttarle fuori. Quindi l'animale e anche l'umano andiamo avanti sempre con queste recidive, dove con la giusta alimentazione, lavorando nel giusto modo, detossinando, tutti questi blocchi non ci sono e hai un organismo e un sistema immunitario più forte. Sempre in continua rigenerazione, non ci sono problemi di carenze di vitamine o altro. E non ci sono neanche problemi di blocchi di negatività. Quindi assolutamente da valutare questa cosa.
Poi appunto sì, un'altra cosa importante è l'effetto che ha l'alimentazione sul comportamento dell'animale. Sempre più spesso sentiamo parlare di cani iperattivi, problemi anche dell'aggressività, problemi di cani che non dormono, problemi comportamentali in genere. Ok, l'intervento di un comportamentalista è essenziale. Valutare però anche l'alimentazione, perché ha un'incidenza sul 90% del Questo è vero. comportamento dell'animale. Esatto. Uno non può dare un mangime, che questo lo sapevo, un mangime comunque tanto proteico per un cane che magari sta sempre chiuso in casa, che non fa tanta attività fisica e che magari non lo può sfogare, perché comunque gli rimane addosso, giusto? Allora, più che il fatto proteico, lì dobbiamo basarci sempre al discorso di prima. Il cane, se anche sta in casa, è un carnivoro. Non è che No, tu ma gli puoi sai, dare. e proprio spiegavano che se uno dà c'è un certo tipo di, adesso non mi ricordo se, non, forse non sono proteine, comunque Parliamo di amidi, forse, o cereali. qualcosa, esatto, che comunque il cane non fa movimenti, Esatto. tende solo a gonfiarlo e non a, Esatto. perché non Qui facendo. parliamo di amidi e cereali. La stessa cosa come per te. In molti passano questo tipo di alimentazione, o comunque anche una casalinga, una barfa, eccetera, passano a questi tipi di alimentazione dove l'alimentazione è prettamente industriale. Problematica, il mio cane perde peso. Non è che questo tipo di alimentazione ti fa dimagrire il cane. Ovviamente va tenuto sotto controllo, eccetera. Però è proprio perché, come per noi, se tu tutti i giorni mangi pasta asciutta e pane, il carboidrato che cosa fa? Ti aumenta i grassi, ti aumenta tutta una serie di zuccheri, crisi glicemiche e sei anche a rischio di diabete. Se tu invece mangi prevalentemente carne e proteine, ti aumenta la massa muscolare, però non ti aumenta tutta la materia grassa e tutta una serie di cose. Quindi non è che il cane dimagrisce e come dici tu, tutto questo aumento di zuccheri, perché alla fine i carboidrati e gli amidi sono zuccheri, ti danno anche un certo tipo di eccitazione a livello proprio di neurotrasmettitori. Se il cane non riesce a sfogarla, ti dà problematiche di iperattività col tempo e tutta una serie anche di problematiche comportamentali. La cosa importante è proprio la funzione che ha la serotonina. La conosceremo anche per umano, la trovi anche in farmacia. La serotonina funge da ormone neurotrasmettitore. Il suo lavoro principale è di agire sul sistema nervoso centrale perché è l'ormone del benessere. Ci dà relax, ci dà il buon umore, ci controlla il sistema nervoso, la depressione, eccetera. Per essere prodotta però è necessario il triptofano. È contenuto, è un amminoacido ed è contenuto solamente all'interno di carne o pesce, delle proteine. Quindi, se questi vengono scottati, cotti ad alta temperatura con determinati procedimenti, il triptofano è uno di quei micronutrienti che con l'alta temperatura lo perdiamo. Ecco perché, come dicevo prima, c'è anche una coincidenza sempre maggiore di cani con problemi di iperattività, problemi di aggressività e di comportamento. Anche qui, con una giusta alimentazione, vedi proprio una differenza. E questo vale anche per noi umani, eh? Sempre più problemi anche di depressioni, eccetera. E sempre più umani, come dicevi tu, ci alimentiamo di carboidrati, fast food, cibi pronti. Quindi attenzione anche a questo, il valore dei nutrienti. Quindi assolutamente. Un'altra prova interessante da fare, purtroppo non posso mettere il video, ma la potete fare direttamente. Prendete un po' di cibo del cane, di quello che sta mangiando. Prendi mezzo bicchiere di acqua, lo metti dentro. Lo lasci lì fino a domani mattina e vedi che cosa succede. La reazione che vedi è la stessa che succede all'interno dello stomaco del cane. Magari se hai problemi che il cane ha fatto rigurgiti o altro, avrai già una mezza idea di cosa succede all'interno, appunto, dello stomaco. Quindi, assolutamente. Se hai altre domande, se vuoi che parlo di No, qualcosa cioè, in di più. questa cosa qua del bicchiere,
nel senso, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe nel giusto rimanere la consistenza dura, sciogliersi, rimanere Se lo dico, mollo? poi non ha più senso fare l'esperimento. Ah, cavolo. No, però è per sapere poi che cosa sarebbe la cosa corretta che deve uscire. Sarebbe meglio se sciogliesse da ignorante. Esatto, Che... Ah, ok, esatto. deve rimanere Quando duro. tu mangi un alimento, che cosa succede? Ok, noi siamo umani, quindi abbiamo i denti fatti apposta per masticare e triturare. Un animale è come un cane, un gatto, è un carnivoro. Il cibo lo ingoiano, lo spezzettano, per così dire, lo mandano giù intero. Ecco perché il pH gastrico molto acido, ecco perché il tratto digestivo più corto, tutta una serie di cose che la natura gli ha dato apposta per questo. Nell'alimentazione estrusa, l'alto tasso di cereali, la lavorazione, la compressione che viene fatta, quando tu li metti nell'acqua, e questo è quello che succede nello stomaco, tu vedrai che il cibo galleggia, si gonfia come una spugna anche fino a triplicare la sua dimensione e rimane lì a galla a tempo indeterminato, anche Questo per può 6 anche creare torsioni poi di stomaco anche. ore. E qui andiamo a basarci sulla torsione gastrica. Addirittura adesso io sento persone che operano il cane per evitare la torsione gastrica. La gastroplessi si chiama, sì. Perché devo operare il cane quando esiste un'alimentazione come quella Corretto. di cui ti ho parlato prima, cotta a bassa temperatura, con tutta una serie di accorgimenti, oppure una casalinga seguita da un nutrizionista, eccetera, che può evitare questo problema? Perché devo andare a operare il cane, sottoporlo a un intervento, anestesia e tutta una serie di cose, quando ci sono delle soluzioni. Con questo tipo di alimentazione, e che non posso farvi vedere il video purtroppo, ma chi vuole, magari gli mando la foto anche via mail, se volete scrivermi o altro, vi mando il video. E questo tipo di alimentazione va direttamente a fondo, nel giro di poche ore, 1 o 2 ore, si scioglie. Il cane la digerisce. Guarda, io ho notato questa cosa qua, parlando adesso di crocchette, non ho fatto ovviamente. Ah, intanto chiedo se ci fossero domande, qualsiasi cosa. Scrivetele che noi le leggiamo e vi rispondiamo. E comunque, tornando al discorso che ho fatto, che stavo facendo, ho notato io che avevo dato delle crocchette ai miei cani, gliel'ho date la sera, siamo partiti, dovevamo andare giusto in montagna, quindi neanche un viaggio lungo. Siamo partiti l'indomani, quindi verso le 8, verso le 9 del mattino, l'ultima cena l'avevano fatta alle 9, quindi non hanno poi più mangiato fino al mattino alle 8, perché di solito quando viaggio non gli do da mangiare proprio per evitargli, Il perché giusto. poi appiattiscono la macchina. Alle 8, 9, prima che arrivassimo, hanno vomitato le crocchette intere della notte, intere. Cioè io Magari potrei... erano anche gonfie. No, dure, dure come delle pietre, delle pietre. Esatto. Potevo riprenderle, sciacquarle e metterle nel sacchetto che tu non notavi Sì. quali erano quelle che già mangiate e quelle non mangiate. Impressionante, sembrava avessero vomitato pietre. E questo è il fattore della lavorazione di estrusione. No, non Questi c'è. cibi poi cotti ad alta temperatura vengono pressati, sempre ad alta temperatura, vengono pressati così forte con tutti questi cereali e queste cose, appunto per dare questa consistenza. Un'alimentazione cotta a bassa temperatura non avrà la forma e tutte le dimensioni che riescono a dare agli alimenti che noi troviamo nei nostri sacchetti, che c'è quello per il Chihuahua, il sacchetto del San Bernardo, immagini meravigliose, che anche lì, secondo natura, l'animale si regola da solo. Non esiste l'alimentazione del cucciolo, l'adulto o l'anziano, si lavora sulle quantità. Esatto, poi un altro errore che comunque si pensa di fare, dici, almeno questo ti dico da ignorante, anche comunque che è successo a me, dici, beh, ho il cane, magari il primo cane, infatti questo era successo col mio primissimo cane, c'è una marca famosissima, prendo quella marca, almeno sono sicura, è famosa, sono sicura che è una marca eccellente, che è una marca top, l'ho presa per un po' di tempo, l'ultimo mese che poi ho smesso di prenderla. Apro questo pacco
mi trovo, te lo giuro, sono rimasta talmente male che ho preso il pacco, l'ho buttato, non ho chiamato neanche l'assistenza, il servizio clienti, apro il pacco, c'erano non so quante piume di pulcino, c'erano tutte queste piume bianche, Esatto. bianche, scusami, gialle, te lo giuro, ho aperto il sacchetto, l'ho visto, no, Terribile. no, no, scusami, E ma lì ci no. troviamo appunto proteine di pollo. Marca famosissima, non Sì, sto sì, sì. dicendo questo perché ho detto da ignorante, comunque non conosco le marche, non so leggere gli ingredienti, prendo una marca famosa, comunque che c'è da tantissimo, sono sicura di andare su quella perché è famosa, Ovvio, perché ti fidi. esatto, ti fidi. Quando ti giuro, dopo mesi che la prendevo aperta è successo questo, ho detto bene, lo richiudo, arrivederci, E basta. grazie. No, Sì. l'alimentazione penso sia veramente un punto dolente per tantissimi proprietari, me Non c'è compresa. informazione, Non c'è, purtroppo. esatto, non c'è informazione e purtroppo ci si trova così a volte a fidarci a dei marchi perché sono famosi Esatto. e dici, beh, se è famoso è buono, però anche se si pensa a delle marche di vestiti, sì, sono famose, però magari sono fatte in Cina, magari non è poi italiano il brand, quindi è un po' Sì, uguale la cosa. Il problema è che io mi trovo appunto le persone che tante volte mi chiedono informazione sugli ingredienti. Io non mi baso mai sulla marca, non voglio neanche sapere. Io mi faccio sempre girare l'etichetta ingredienti. basta. Perché da lì riesci a capire la cottura, riesci a capire che ingredienti ci sono, gli additivi della marca non mi interessa, perché io mi trovo marche da super cifre pubblicizzate che con la cottura e tutta una serie di robe sono comparabili alla marca del discount. Ricorda sempre che se anche la marca e se anche loro veramente magari ci mettono gli ingredienti migliori del mondo, se poi tu mi cucini tutto ad altissima temperatura e mi impasti tutto, a me non mi cambia niente purtroppo. E quindi tu vai a pagare per tutto questo, insomma. Quindi è Mamma. assolutamente da valutare. No, alla fine non hai dei costi in più perché risparmi anche in veterinario. Quindi alla fine hai un cane in benessere, un gatto in benessere e ne risparmi anche. Perché magari il Un'altra. veterinario lo vede una volta all'anno per i vaccini, per il check-up. Esatto, Ma non per esatto. magari una patologia che purtroppo si è formata dovuta a una cattiva alimentazione. Beh, ci sono delle otiti che vanno avanti 2 o 3 anni, ogni 2 o 3 volte alla settimana sono là e sono 50-60 euro a botta. E parliamo Calcola. anche di farmaci, perché i farmaci per gli animali costano Esatto. il quadruplo di quelli umani, quindi comunque Esatto. ovviamente il cane è una problematica, vado dal veterinario a un costo, vado dal toilettatore a un costo, perché comunque io magari non lo so pulire, comunque più è pulito il cane e più è sano e si cerca di levargli questa sporcizia, in più devo comprargli il prodotto magari in questo caso per le orecchie, sono soldi, 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 Esatto, quando magari con calcola un'alimentazione per si i può soldi e evitare tutto ciò. si evita. Però ovviamente un'alimentazione, come hai detto te, un'alimentazione che hai parlato te, Consapevole. un'alimentazione consapevole, brava, esatto. E pensare anche a certi farmaci come la Pochella, ad esempio, o certi altri farmaci che nell'arco degli anni, e questo te lo dice proprio il veterinario, ti creano altre patologie purtroppo. Quindi tu ti Sì. ritroverai anche un cane giovane di 3-4 anni, questo mi succede ogni giorno di sentirne, che prende Apoquel già da tempo, arriva a 5-6 anni, non lo tollera più, non tollera più nessun farmaco, abbiamo cani con dermatiti e problematiche croniche e che neanche i veterinari non sanno più come gestire. No, allora te lo bombardo Allora. antibiotici, cortisoni e alla fine il Esatto. fegato ti esce il tumore del fegato, ma non perché Esatto. non uscirebbe anche a un umano, perché comunque i farmaci Quello vero che sta fanno succedendo anche a noi. Esatto. bene da una parte, esatto, fanno bene da una parte, ma distruggono dall'altra. E il problema è quello, veramente l'alimentazione, noi siamo quello che mangiamo. Non Un'altra c'è. cosa importante è anche la lignocellulosa contenuta nei mangimi o la cellulosa. Anche lì un altro slide. La lignocellulosa è un derivato dalla segatura, sarebbe la segatura.
È una cosa vegetale, quindi può essere Però tranquillamente, per norma, può essere utilizzata. Se tu pensi ti cade un po' di acqua per terra, ci butti sopra la segatura, assorbe. Io mi trovo cani con problematiche intestinali, dove i proprietari mi dicono: ma aveva sempre problemi di dissenteria da mesi, da anni, con questo tipo di alimentazione il cane sta bene. certo, Andiamo a sì. leggere se è la linea cellulosa. Quindi tu ti trovi quelle feci compattate che rimbalzano a terra, non si sciolgono, ligno cellulosa o cellulosa, che è sempre un derivato che poi fanno la carta. Ti posso dire una cosa, Elena? Dimmi Dopo pure. questa intervista ho paura cosa sto dando da mangiare ai miei cani e gatti. Ma questo è C'ho normale, ci paura. sono passata anch'io. Oddio. Io adesso Tranquilla. come chiudo, ti invio tutti i Mi dati mandi di le robe. quello che ho fatto, te lo giuro, perché Mi cioè, mi mandi sto l'etichetta e la sentendo in vediamo colpa insieme. di dire che cosa gli sto dando da mangiare. Ben calcola che qui non facciamo terrorismo, qui si No, parla a no. lungo termine. Esatto, a lungo termine, e per me i miei cani, i miei gatti sono i miei figli, ma veramente, io non ho figli e per Confermo. me lo sono, e capisci? E Anche io più gli per me. posso allungare la vita, più posso farli stare bene, più so che loro resteranno con me di più. Quindi Esatto. sapere anche che gli do un'alimentazione corretta, che cerco il più possibile veramente di allungargli la vita, per stare insieme a me, per farli stare con me il più possibile, capisci che, te lo giuro, Esatto. preparati perché ti arriveranno tutte le mie foto Va di cosa bene. mangiare, mi darei Vai molto consigli tranquilla. perché veramente è importantissimo. Vai pure. Se qualcuno ha domande, non lo so. No, vediamo se ci sono. Se ci sono domande, avete voglia di farle, noi O siamo sono ancora. tutti traumatizzati che stanno guardando Me le sono tutti. etichette. Oh cavolo, come lo Beh, sono le io. dirette che facciamo, sì, Vediamo le persone in diretta che si prendono il sacco. Perché poi là mettiamo anche le Posso andare a slide. prendere perché pesa 20 kg, però te l'ho già Una detto, la foto la foto fanno. ce l'avrai, la foto te la mando, ti chiedo tutte le informazioni necessarie, poi ovviamente se non dovessero andare bene ti chiederò dei consigli su Tranquilla, cosa figurati. affidarmi perché. La mia informazione è sempre gratuita, io lavoro sempre così. L'informazione è gratuita appunto per far conoscere queste cose a tutti quanti, insomma. Perché come sono state utili a me ed ero ignorante in materia, ho avuto dei cani che se iniziavo prima un'alimentazione così, a quest'ora magari erano ancora con me e non avevano avuto certi problemi che purtroppo hanno avuto. Essendo Madonna. che anche per me sono come figli, membri della famiglia, insomma, meritano il meglio. Quindi Mamma mia. tranquillamente. Tu O che cos'hai? magari Cani o eventualmente. gatti? Io cani. Beh, Tanti? ne avevo due, adesso ne ho uno, Oh, di patatina. cui un altro aveva dei problemi renali e nel 2019 appunto ha avuto questa problematica renale improvvisa. Dal giorno alla notte ha iniziato a vomitare, non mi aveva mai dato nessun sintomo. Poi va bene, si parla di un cane preso in canile, un cane traumatizzato, con problemi di iperattività, tutta una Non serie sai di neanche problematiche. sul passato, magari cosa mangiava. Esatto. Poi dove l'ho preso io in canile, tra l'altro un canile rinnovato, mi hanno detto una cosa, una storia. Poi guardando il microchip dal veterinario, il cane, io l'ho preso a 4-6 mesi, aveva già cambiato 6 proprietari. Quindi anche lì tante cose da dire. Vabbè, li ami lo stesso, è rimasto con noi ormai da 12 anni. Nel 2019 problematica di insufficienza renale. Anche lì è rimasto per 15 giorni, una settimana senza mangiare né bere, perché purtroppo quando ti parte la problematica renale, nel mio caso ti dà una nausea continua, vomito continuo, vedi proprio l'animale che poveretto. Non ce la fa più. Anche lì siamo riusciti a calmare il vomito. Il veterinario mi ha consigliato il Renal. Il problema era che il Renal non me lo tollerava. E con l'alto tasso di cereali, tutta una serie di ingredienti, il verderame che mi crea problemi a livello nefrologico e me lo trovo anche dentro al Renal. E quindi anche lì poniamoci delle domande. Il cane, oltre al problema renale che mi andava sempre in continue crisi, mi ha
mi dava anche problemi di otiti, di dermatosi, perdeva pelo come se non ci fosse un domani, i denti che si stavano annerendo tutti, ok, problematica renale, però anche di acidità gastrica, tutta una serie di cose. Finché ti senti il veterinario dire il cane ha 9 anni e a una certa età valutiamo insomma il da farsi, però anche no, sinceramente, ok, 9 anni, se può stare con me un altro po', volentieri insomma. Quindi ho iniziato tutta una serie di ricerche, di cose, avevo provato da un nutrizionista, però è difficile essere seguiti, poi c'è stato il problema del lockdown, tutta una serie di cose. Devi avere anche il tempo necessario per cucinare, il congelatore per fare le porzioni, non è da tutti, insomma. Ho cercato questo tipo di alimentazione un po' da me, contattando aziende tramite dei veterinari, naturopati, eccetera, e sono riuscita ad individuare quella più adatta, insomma. Ovviamente non faccio nomi perché è una cosa a titolo informativo, quindi le marche non ci interessano. Però sono riuscita a dare un equilibrio al cane. Ovviamente non lo guarisci perché non lo puoi guarire da certe malattie, ma gli diamo un equilibrio andando a lavorare con un'alimentazione naturale, con il giusto apporto di proteine, di ingredienti, di tutta una serie di cose che vanno a sostenere l'animale e non danno la problematica come un renal o altro, dove mi trovo il verderame che mi dà problemi renali. L'integratore dove era sconsigliato per cani con problemi renali, però purtroppo come nei farmaci non c'è altro da dare. Sono riuscita ad evitare tutte queste cose, insomma, quindi assolutamente lo consiglio. E tuttora mi trovo cani che seguo di una certa età dove abbiamo effetti positivi. Un cane giovane, un cucciolo, meglio ancora. Perché lì vai a lavorare proprio sulla crescita, sistema immunitario, microbioma, tutto insomma. Quindi assolutamente. Mamma mia. Bene, tutti impressionati? Sì, no, sei veramente un pozzo di, non lo so, di continuano a uscire nozioni importantissime. Veramente, complimenti. Secondo me siamo Ci tutti potremmo dilungare all'infinito, però insomma, diamo l'essenziale. perché quello comunque che riguarda l'alimentazione è un mondo enorme, se non di più. Esatto, Allora, assolutamente. nell'evento che ho creato per questa sera ci sono tutte le nozioni di Elena, quindi c'è l'email, c'è il numero di telefono, ci dovrebbe essere anche la pagina Facebook, giusto? Mi hai dato? C'è tutto. Quindi qualsiasi cosa volete anche voi come me mandarle poi le informazioni, Volentieri. gli ingredienti dietro. Lei è disponibile anche poi telefonicamente, comunque poi vedrete con lei. Io da questo lato sono ignorante, non mi chiedete niente, vorrei aiutarvi, ma mi è veramente impossibile. Quindi Elena sarà il nostro cicerone, possiamo dire così. Sarai Possiamo la nostra. lavorare anche sulla tua formazione. Io seguo anche appunto vari collaboratori, varie persone dove faccio anche formazioni, insomma, che hanno No, voluto volentieri. approcciarsi a Qua un ce n'è universo da comune. imparare. E secondo me c'è proprio da Volentieri. imparare quando ami il tuo animale e vuoi il Esatto. meglio, vuoi che veramente stia con te il più a lungo possibile, penso sia importantissimo. Assolutamente. Abbiamo raggiunto un'ora e passa, 1:10 sto guardando. Brava! Per me è volato, per me potrebbe continuare ancora. Che non me ne sono neanche resa conto che è passata 1 ora. Tu magari Magari lo adesso. possiamo ripetere, perché No, no? volentieri, se hai voglia di, per me è più che volentieri, perché c'è sempre da dire, c'è sempre da Esatto. parlare e c'è sempre qualcosa. Comunque poi anche le novità escono e stare aggiornati veramente Volentieri. per essere quello che mangiamo in bene, è giusto impararlo. Esatto. Bene. Io ti ringrazio tantissimo veramente Grazie a te per l'invito. no, grazie a te veramente per aver partecipato, per avermi aperto un mondo. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, che ci stanno ancora seguendo.
E niente, per qualsiasi cosa Elena è a vostra disposizione. Come ripeto, ci sono tutti i Volentieri. suoi dati sull'evento che quindi rimarranno. Per chi non ha visto la diretta, la ripotrà vedere su YouTube o comunque su Facebook, perché a giorni la ricaricherò anche su YouTube, Lovely Pet Boutique. Trovate anche la diretta che abbiamo fatto questa sera con Elena Gerbinati, che è la naturopata, e questa sera abbiamo parlato di benessere consapevole per cani e gatti. Ci stanno ringraziando, a parte tutti i saluti, Grazie a voi. stanno anche ringraziando, perché veramente Elena, grazie di cuore, sei stata, guarda, nel difficile, perché questo è un argomento difficile, sei stata semplice proprio, nel Bene, mi senso, fa piacere, non anche se cose troppo complicate, ed è quello il bello, che comunque in un argomento così difficile sei riuscita a spiegarlo veramente. bene, mi fa molto Bravissima. piacere. Ti Attendo le ringrazio. vostre foto Sì, io te di le tutti i guardo, vostri non te le mando ingredienti e adesso, mandatemi tutto. ti lascio andare a dormire, ma domani mattina preparati. O mandami una bella mail con tutto quanto. Esatto. E niente, grazie di cuore a te Elena ancora, grazie di Grazie a cuore a tutti voi. voi. Buona serata e ci conto veramente per una prossima webinar. Volentieri. Quando vuoi ci sentiamo e organizziamo. Grazie di cuore. Grazie Buonanotte a te. a tutti. Ciao, Ciao, grazie. grazie.